Yeah, indovinate dove andiamo? Alla cattedrale di Santa Eulalia. Nice. Ci troviamo nel centro storico di Barcellona, nel barrio gotico, e questa piazza si chiama Plaza Nova. E proprio qua dove mi trovo in questo momento, queste che vedete qua davanti a me sono le antiche mura romane, quindi la muraglia romana passava proprio qua. La cattedrale di Santa Eulalia è una cattedrale gotica che è stata fatta nel XIV secolo, però la facciata che vedete in realtà è molto recente perché è stata fatta alla fine dell'Ottocento. Sembra antica, ma non lo è. Ecco, sono entrato. Guardate che cattedrale magnifica. Sembra di respirare l'aria del Medioevo. La maestosità di questo posto è qualcosa di difficile da spiegare. Bisogna venire a vederlo di persona. E ci sono un numero incredibile di cappelle laterali. Dietro l'altare, che è qua sotto, c'è qualcosa di molto interessante. Andiamo a vedere. Allora, qua abbiamo l'altare, e se andiamo di qua abbiamo la cripta di Santa Eulalia. Santa Eulalia è la protettrice di Barcellona e la santa cui è dedicata questa chiesa. E qua sotto, in questa cripta magnifica, laggiù, pardon, qua c'è, ci sono le spoglie e i resti di Santa Eulalia. Cripta di Santa Eulalia. Il biglietto costa 5 euro, adesso che siamo in epoca di Covid. Prima del Covid costava 7, quindi non so se poi lo alzeranno di nuovo. Una cosa estremamente interessante dal punto di vista turistico è che se dall'entrata camminate fino qua, sulla sinistra, da questa porta si accede ad un ascensore che vi porta fino a sopra il tetto della cattedrale, dove c'è una terrazza da cui è possibile fare delle foto fantastiche. Ora purtroppo la terrazza è chiusa per la questione del Covid, ma non appena riaprirà sarò il primo ad andarci. Il battistero della cattedrale. Nice. E qua, questo e questo qua sono i due sepolcri, le due tombe di due personalità molto importanti per Barcellona, cioè Ramon Berenguer I e sua moglie Almodis. A voi forse questi nomi non dicono tanto, ma per Barcellona sono state figure molto importanti dal punto di vista storico. E adesso andiamo nel mitico chiostro della cattedrale. Un chiostro stupendo che contiene una particolarità unica, cioè 13 oche bianche. La sua fondazione, il chiostro di questa cattedrale, ospita 13 oche bianche, il cui numero non può mai diminuire, nel senso che quando ne muore una, subito questa viene sostituita. Perché? Perché secondo la leggenda, se il numero di queste oche diminuisse, la cattedrale collasserebbe. Si sono svegliate. È ora di fare colazione. Perché 13 oche bianche? Perché Santa Eulalia, la santa martire a cui è dedicata questa cattedrale, che morì nel 303 d.C., di mestiere faceva la levatrice di oche. E sono 13 perché fu martirizzata all'età di 13 anni. Bene, esco dalla cattedrale e mi dirigo alla mia destra, perché se prendete Carrer dels Comtes, che si trova
guardando la cattedrale alla sinistra, uscendo dalla cattedrale a destra, proseguite per questa strada e dietro la cattedrale vedrete delle cose molto interessanti. Allora, mi trovo dietro la chiesa e osserviamo i gargoyle. Qua abbiamo la figura di una pecora, qua abbiamo una mucca, lì abbiamo un unicorno e infine un elefante. Nice! Le chiese di Barcellona sono piene di gargoyle dalle forme strane, questo perché in epoca medievale si pensava che i gargoyle servissero a spaventare gli spiriti maligni e quindi dovevano avere delle forme strane, mostruose, spaventose. La cattedrale di Santa Eulalia! Nice!